1928, vengono iniziati i lavori ad opera dell'Istituto Nazionale Fascista e i lavori e la direzione dei lavori viene affidata all'ingegner Giuseppe Pellegrino, che era un ingegnere piuttosto importante dell'epoca. I lavori vengono realizzati da un'importante impresa che si chiamava Impresa Nervi. L'ingegnere Nervi è un ingegnere che tra gli anni 20 e gli anni 60 ha realizzato diverse opere pubbliche importanti in Italia, soprattutto legate al cemento armato. Infatti la novità per l'epoca è stata quella di realizzare questo edificio con un telaio in cemento armato. I lavori vengono finiti negli anni 30 e il sanatorio inizia a funzionare a pieno regime fino agli anni 60. Poi le cure iniziano a diventare più efficaci e quindi il fenomeno della tubercolosi rientra e si pone anche il problema del riuso di queste strutture che si è posto in vari luoghi sia italiani che europei. Qui ci troviamo su uno dei ballatoi, che erano i luoghi della cura sostanzialmente, in cui venivano posizionati una serie di lettini che guardavano verso sud e gli ammalati di tubercolosi erano curati con la cura d'aria, cioè la cura d'ossigeno e di sole. La superficie per piano è di circa 3.500 metri quadri, di cui 4 fuori terra, uno seminterrato che era dedicato più che altro a spazio per servizi, diciamo sia per tutte quelle funzioni legate all'attrezzatura, diciamo, tecnologica anche dell'ospedale. E, mentre gli altri fuori terra erano appunto legati alla degenza. Nel 96 si è ritenuto, diciamo, non si è ritenuto, diciamo, così importante o programmaticamente, diciamo, valido il fatto di intervenire su una struttura di questo tipo che, viste le dimensioni, comunque richiedeva degli interventi molto importanti e costosi, quindi si è dirottato in qualche modo l'interesse verso altre strutture comunque ospedaliere, in questo caso l'ospedale Galateo di San Cesario. Dimensioni molto più piccole, comunque una struttura nuova, quindi anche dal punto di vista economico l'intervento probabilmente in quel momento era ritenuto più accessibile.